Eccoci di nuovo in studio, siamo pronti? Siamo abbiamo pronti. L'ultima parte, gli ultimi ospiti, e che ospiti, perché come abbiamo già avuto modo di annunciare, dai, la lascio presentare, siamo pronti per accogliere la rappresentante italiana, eccola, la rappresentante italiana a Miss Mondo, la vediamo che viene accolta proprio in questo momento, fa l'ingresso nella nostra sede, la nostra emittente, la vedete in tutta la sua bellezza, che falcata, è Silvia Cataldi, 24 anni, studentessa di giurisprudenza all'Università del Salento di Lecce, originaria di San Nicola, sogna di diventare ispettore di polizia, è una campionessa anche di volley e voglio dire la statura glielo consente perché è veramente altissima, oltre 1,80 m, adesso fa l'ingresso nei nostri studi accompagnata dal nostro Piero Brazzale, allora l'accogliamo veramente molto molto felici, eccola qua che arriva, signore e signori, Silvia Cataldi, Miss Mondo Italia, vai! Ciao Silvia, benvenuta! Benvenuta, accompagnata dal suo stilista Erasmo Fiorentino, accomodatevi! Eccola, prego! Che abito, complimenti! Meraviglioso, adesso ce lo facciamo descrivere tutto! Allora, accompagnata da Erasmo Fiorentino, che è appunto lo stilista che ha confezionato questo abito, ci è voluta tanta stoffa, devo dire, perché la nostra Silvia è veramente molto molto alta. Ci stiamo, come siamo messi? Piero, come ci mettiamo? Perfetto. Oh, questo è un abito che tra l'altro è proprio l'abito ufficiale indossato durante la finale di Miss Mondo che si è svolta il 14 dicembre scorso a Londra. Dove si è imposta una sudafricana, se non ricordo male, che si chiama Rolene Strauss e che tra poco vedremo anche in una foto, perché è giusto anche ricordare chi ha vinto quest'anno Miss Mondo 2014, però noi siamo stati molto molto ben rappresentati dalla nostra Silvia Cataldi. Allora Silvia, grazie naturalmente di essere qui con noi, grazie naturalmente anche a Erasmo Fiorentino che ti ha confezionato questo abito di cui poi approfondiremo meglio, no? le caratteristiche. Intanto vogliamo conoscerti un po' meglio, abbiamo detto studentessa di giurisprudenza, sì. Ma è vero che vuoi diventare ispettore di polizia? Commissario di polizia. Commissario, ieri avevamo ospite il questore, potevamo approfittare per qualche dritta. Vabbè, insomma. Peccato. E poi tra l'altro ho letto che tra le tante passioni suoni anche la chitarra. Sì, vero, è una mia passione, diciamo che è iniziata da quando ero piccola, però diciamo suono per hobby, per passione, non professionalmente. Mentre non a livello professionale, ma insomma con grandissima passione e anche ottimi risultati, giochi a pallavolo. Pallavolo, sì. In che squadra? Quest'anno sono stata diciamo nella squadra del mio paese, San Nicola, però ho anche giocato insieme ad altre squadre di paesi limitrofi. Anche in Serie D. Ma la passione per il volley è veramente totale, no? Tant'è vero che... Per i volley. Per il volley. Ah, per il volley. Tant'è vero che anche il tuo fidanzato... Sì, anche il mio fidanzato gioca volley, a pallavolo, proprio... ha giocato anche in Serie B2 e quindi anche a livello professionale. E quindi, insomma, tanta bellezza, tanto volley, tanta passione per questa giovane... italiana che vediamo tra l'altro, questa è la serata, sì. Credo del giugno scorso. Sì, i momenti più belli della serata. I momenti più belli del giugno scorso quando appunto sei stata proclamata rappresentante italiana a questa gara internazionale, gara che tra l'altro ha anche diciamo dei risvolti sociali, no? Perché Miss Mondo tra l'altro certo. Ha anche un risvolto nell'ambito dell'impegno sociale. Sì. Certo, sì, Miss Mondo è un concorso, a differenza di quanti pensano che sia solo un concorso di bellezza, Miss Mondo è impegnata nel sociale, infatti segue il progetto Save the Children e quindi diciamo, è molto importante a livello sociale e umanitario. Indubbiamente. Quello che mi incuriosisce, Giovanni, che lei è arrivata a gareggiare per Miss Mondo attraverso il concorso su Facebook. Sì, certo. Quindi ti sei candidata praticamente attraverso i nuovi media. Grazie al voto del popolo. Grazie al voto del popolo. Ci avresti mai pensato perché di arrivare, di ottenerlo tramite Facebook? Beh, no, perché cioè, io mi sono iscritta a Miss Mondo Italia, parlo sinceramente, sono iscritta per curiosità e per voglia di cimentarmi in qualcosa che sia diverso dallo studio.
e quindi mi sono ritrovata, diciamo così, per gioco. E quanti mi piace hai ottenuto? Si può diciamo, io ho vinto la selezione del mese di febbraio, quindi sono state sono stati più o meno oltre 1000 like. Oltre 1000 like che ti hanno portato a indossare questa corona. Quello che mi piace moltissimo è che lei è giovanissima, ma anche il suo stilista è giovanissimo, perché addirittura classe 82, e hai avuto comunque la forza, la capacità di importi con questo abito meraviglioso. Ce lo vuoi descrivere? Certo, allora, il concetto dell'abito è nato da... Qui c'è il mare, perfetto. C'è il colore del mare e della sabbia. Il mare e la sabbia, e quindi ho voluto portare... dovendo rappresentare appunto l'Italia a Londra, ho voluto portare quelle che potessero essere delle nostre aspetti estetici più belli, quindi la costa, per di più se la combinazione è stata anche una salentina, chi poteva rappresentare ancora meglio? Perché il quindi tutto? Tu avresti vestito comunque a prescindere dalla regione. Quindi non dipende il fatto che sia arrivato dalla stessa terra. No, quindi lo stilista originario della Puglia, appunto, ha vestito, è riuscito ad avere questo abbinamento proprio con una candidata salentina. Sì, e sì, quindi sì. Questo ti ha ispirato ancora di più, appunto, con i colori della vostra terra. Ricordiamo che San Nicola è a pochi chilometri da Gallipoli. Certo. Sappiamo tutti che Gallipoli, una delle mete turistiche del Salento più note e apprezzate. Insomma, certo. Quindi avete avuto modo di evidenziare le caratteristiche attraverso anche i colori dell'abito. Sì, sì, infatti la sabbia, il colore dell'acqua, del mare, quindi un mix insieme, ma più che altro rappresenta appunto una Venere che esce dal mare per raggiungere quindi sulla una Venere terra. Ti ispira a Botticelli anche. Perfetto, sì, sì, sì. Abbiamo anche il momento, no, della vittoria da mostrare ai nostri telespettatori. Vediamo se dalla regia ci possono mandare questo momento. Come ricordi quei momenti, sì. Posso dire che in quel momento che non me l'aspettavo è palese, si vede dall'espressione. Però è stata appunto una sorpresa indescrivibile. Io non pensavo nemmeno di riuscire ad arrivare tra le 15 finaliste, quindi già nel momento in cui mi hanno nominata tra le 15, già per me era un ottimo risultato, quindi poi... Tu rimani rappresentante di Miss Mondo fino al prossimo mese di giugno. Come hai vissuto, come stai vivendo quest'anno? Per me è stata una bellissima esperienza di crescita, soprattutto... E ho scoperto anche la passione per il viaggiare, per i viaggi, e appunto trovarmi a Londra insieme a tutte le altre nazioni, comunque non ti capita tutti i giorni, quindi credo che sia stata l'esperienza più bella fino ad ora della mia vita. Ma secondo te cos'è che ha colpito in particolare di te? Qual è il tuo punto più forte? Questo forse è meglio lasciarlo dire a... È facile vestirla. A chi magari era in giuria. Allora, vestirla sì, è stato... innanzitutto per me è stato un onore essere contattato appunto per rappresentare l'Italia. E allo stesso tempo è stato bello collaborare con lei, anche perché oltre a quest'abito l'ho vestita per diversi momenti delle giornate, il periodo che lei... in cui lei fosse a Londra, quindi dalla sera, dal giorno. Tanti momenti, quindi. Tanti momenti. E quindi c'è stato anche un feeling, una collaborazione ma bellissima. Ma sempre con i colori della Puglia o avete anche cambiato? No, c'erano altri colori. Anche quelli lombardi, visto sì. Che adesso tu lavori in Lombardia. Certo, a Crema, sì, con un tuo laboratorio. Sono 6 anni, sono in Crema e quindi ho un laboratorio. Altre collaborazioni di livello? Diciamo, quest'anno mi hanno riconfermato come stilista di Miss Mondo. Anche alla prossima edizione, quindi a giugno? A giugno, quindi sì. Stai già lavorando? Ma non ti toccherà un'altra così bella? Oddio, diciamo, sarà difficile. Sarà difficile. Dobbiamo chiudere. A proposito, ma l'abbiamo vista la Strauss, quella che ha vinto? Guardiamolo un attimo, quella che ha vinto Miss Mondo nel dicembre scorso. Vabbè, splendida. Ma dai, meglio Silvia. È splendida. Meglio Silvia. Oh, dobbiamo salutarci. Silvia Cataldi, grazie. Grazie rappresentante a voi. Per l'Italia di Miss Mondo, grazie anche al suo stilista Erasmo Fiorentino, e naturalmente in bocca al lupo a entrambi
anche perché giovanissimi veramente vi aspetterà sicuramente tanti altri successi. Grazie a voi per averci seguito, torniamo domani ore 12 Cremona 1. Grazie, a domani, arrivederci.